Torino torna in Serie A dopo 3 anni, Zaccheroni sulla panchina dopo 2 e Pioli, l'allenatore stasera, esordisce in Serie A. 3 dei tanti motivi per seguire il posticipo che chiude il programma della prima di Serie A. Tocco di Gasparoni, Grelle in verticale, bella apertura. Pisano al volo! Gran tiro di Pisano. Orfeo gira di testa per Gasparoni, parte Butan, Gasparoni, zona tiro, Gasparoni cerca il pallonetto, Gasparoni fuori dei pali, Abbiati, il pallone scavolca attraverso e va sul fondo. Rosina, bello il velo, Barone, zona tiro, Barone, palla sul sinistro, sporco, Rosina traversa. Conan butta Castellini, ingresso in area rigore, palla sul sinistro, Conan è chiuso, scarica su Barone il tiro, la palla alta sopra la traversa, adesso un bel toro. In verticale per Bruscato, a sostegno Rosina, zona tiro, il sinistro, si allunga De Lucia, grande toro. Sulla sinistra il pallone di Conan, a Bruscato, fuori testa centrale. Centralmente Morfeo, lascia sfilare, c'è Pisano, Collin sulla posizione, Pisano, zona tiro, prova, Abbiati, il pallone sfugge, ma Abbiati è bravo a recuperarlo, in agguato c'era Gasbarroni. Comotto va al cross in area, ha bruscato, non ci arriva per un soffio. Affida Rosina, palla sul sinistro, zona tiro, Rosina va in percussione, Rosina in area, Rosina, palla sul destro, il tiro, esterno della rete. Attenzione a Grella, pallonetto splendido, traversa, straordinario Grella. Alla fine il Parma che recupera palla, attenzione a Morfeo, gran pallone, in area Budan, Budan il sinistro, rete, rete Budan, Parma in vantaggio. Ma Morfeo con la coda dell'oppio ha fatto un colpo strepitoso, infatti Colì va a abbracciare parecchio a Morfeo perché ha recuperato palla. Si accentra Rosina, combina con Fiore, Pancaro libero a sinistra, ancora Fiore dentro per Rosina, ancora Fiore, palla sul sinistro, secondo palo, Codan! E poi Colì in calcio d'angolo. Tocco di Barone, l'apertura splende ancora per Rosina che può riproporre la cross, punta del Senato, Rosina in area, Rosina palla sul sinistro, il tiro, ci mette i pugni De Lucia. Ancora in verticale, adesso nel toro c'è la doppia torre, stellone per lunga, bruscato, ha bruscato, De Lucia Prodezza. Lazzetic. L'inesauribile Comotto in sovrapposizione, ancora dal fondo Comotto, il cross basso, Rosina al volo, ha bruscato, non ci arriva. Arriva a sostegno Pancaro, si propone di Ascentis, Pancaro va subito alla cross in area, verso Stellone, di testa, palla sul fondo. Lazzetic, si rinnova il duello con Castellini, il taglio di Comotto, Lazzetic alla cross in area, Stellone, rete, 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 Stellone, un grandissimo gol. E questo puoi dire, è un grandissimo gol. Finisce la partita 1-1 tra Torino e Parma, applausi per le due squadre, nel secondo tempo ci siamo divertiti molto, Torino e Parma devono crescere, ma hanno dimostrato che in questo campionato possono essere protagonisti.